praticamente 32 anni fa circa, abbiamo deciso di fare una sagra anche noi, come i nostri paesi vicini. Gli altri sono dedicati alla sagra dei baccelli con formaggio, alla sagra delle fragole. Noi abbiamo deciso di fare la sagra di fagioli perché abbiamo constatato che nelle nostre zone nasceva un fagiolo particolare e i nostri anziani dicevano che questo fagiolo nasceva solo nelle nostre zone, non c'era un fagiolo simile in altre parti perché il territorio dava questo prodotto che in altre parti non lo dava, e questo fagiolo era il fagiolo zolfino. Questo fagiolo zolfino comunque ormai è riconosciuto a carattere europeo come uno dei prodotti toscani di prim'ordine, di eccellenza per quanto riguarda il prodotto agricolo, e da lì è nato e abbiamo continuato il fagiolo zolfino. È quello che praticamente ci porta avanti la sagra, perché effettivamente noi è una sagra di promozione di un prodotto del nostro territorio che ormai si sviluppa a carattere quasi nazionale, e non solo, perché effettivamente abbiamo persone che vengono ad assaggiare il fagiolo un po' da tutta Italia, e questo è quello che ci dà un pochino di vanto e di entusiasmo. Poi per quanto riguarda il cuocere il fagiolo, abbiamo il nostro concittadino Bigazzi che partecipava, quello era famoso, famoso, sì. Bigazzi Giuseppe, che ha la prova di cuoco e non solo, e ci ha dato ancora più lustro. Certo. Qui le produttori sono di zona, la cosa positiva è che tentano di imitarci, arrivano fagioli zolfini da tutto il mondo, dall'Argentina, fagioli zolfino è questo. È questo. Il segno positivo che è un prodotto di qualità è proprio questo, che iniziano a venire fagioli zolfini da altri paesi che non sono quelli. Poi per quanto riguarda la produzione e la cottura abbiamo gli esperti, io non sono esperto. Possiamo chiedere sulla cottura e sulle specialità allo chef della sagra. È un fagiolo che rimane sempre intero, non si sente la buccia, e si può restare in forno 24 ore, non succede nulla, ecco. Rimane sempre come se lo metti e come rimane, la buccia non si sente, insomma è questo che ci ha dato questo orgoglio di questo fagiolo zolfino, che stava scomparendo, ecco. Nella zona stava scomparendo e ora... Ma quali sono i piatti che si possono assaggiare quindi della sagra col fagiolo? La sagra è lesso, cotto in forno, insomma, così, con cipolle, poi c'è altre tante altre. Il raviolo allo zolfino, fatto proprio, si possono fare anche all'uccelletto, poi il raviolo con lo zolfino lo fa la ditta Carmignani. Ravioli ripieni di zolfino, sì, deve essere una specialità, insomma. Sì, è una specialità che veramente si sente il gusto del fagiolo zolfino dentro il raviolo, ecco, veramente. Fagiolo zolfino da provare, allora adesso andiamo a provarlo. Siamo già prenotati. Grazie.